proteggerò i miei pasticcini fosse l'ultima cosa che faccio. Tom, ti farai male! Guarda! No, papà, signor Dupin, si sposti! Il polso di questo bambino avvolto dallo yo-yo è come il mio cuore, Milady, prigioniero dei tuoi begli occhi per sempre! Lui, guarda! Oh. Le labbra di Adriana! Ammettilo, per un attimo hai quasi ceduto al mio verso poetico. Non cedo mai alle tue poesie, ma trovo la tua follia incredibilmente efficace. Lucky Charm! Torta! La tua ciambella di plastica non ha alcuna possibilità contro i migliori macaron di Parigi. Questo bambino ha gusto! La camera da letto di Marinette! 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 Chanois, prendi questo! Marinette! Cataclisma! Marinette! Marinette! Miraculous Ladybug! La Marinette! Marinette! Eh? Marinette! Allora, che è successo questa volta? Una voglia notturna, piccolo Augusto! Sei così carino! Sono un po' geloso. Non esserlo, ecco, prendilo tu! Ciao ciao, piccolino! Nel senso che ero geloso di lui! Ritrasformami! Tom! Marinette non è nella sua camera. Gommoso! Anche a te manca già? So come ci si sente. Gommoso! Oh. Oh, ma certo! È il ciuccio! Gommoso! Marinette! Non è la prima volta che ti incontro subito dopo la ritrasformazione di Ladybug. Non sarai per caso... Innamorata di te! Marinette! Torta! Non posso crederci! Bene, tempismo perfetto. Adesso devo riportarlo alla madre. Aspetta, perché non vieni da noi domani per un brunch domenicale? Farò i macaron. Come potrei dire di no? Beh, ci vediamo domani allora. Pensavo ci seguisse ovunque perché è una fan di Ladybug come la sua amica Lia. Ma mi ha detto che è innamorata di me. Ti rendi conto? È la prima volta che una ragazza mi dice che è innamorata di me. A chi lo dici? Se Ladybug mi confessasse il suo amore per me in quel modo... Signor Dupin! Oh. Come osi tornare dopo quello che hai fatto? Io ci sarò sempre per salvare Marinette! Qui è al sicuro da te e da quei ragazzi che vogliono spezzarle il cuore! Non volevo spezzarle il cuore, signore, lo giuro! E io giuro che sto per raddrizzarti le ossa! Ma dove sei finita, Ladybug? Mi dispiace, ma... No, non posso lasciarglielo fare! Perché no?
Perché c'è... una damigella in pericolo da salvare! Ti proibisco di salvarla! Tu non meriti di salvarla! D'ora in avanti io, solo io, sarò l'unico a proteggerla! E hai intenzione di proteggerla per tutta la vita? Esatto! La terrò lontana dalla tristezza e da qualsiasi cosa le faccia del male! Non può proteggerla da quello che fa male. Sa che cos'è che fa male? I miei grandi e grossi pugni! No! Quello che fa male è la solitudine! Mi creda, la conosco bene! Niente fa più male dell'isolamento! Doversi sedere da solo davanti a un pasto freddo! È questo che vuole per sua figlia! Una vita fatta di pasti freddi nella sua prigione di rose! Non sarà mai sola! Un giorno verrà un principe degno di lei, così audace da sfidarmi, e affronterà mille pericoli e coglierà la rosa magica per lei! Solo lui sarà degno di sottrarla alla mia custodia! Ecco qua! La risposta era vero! Ladybug sfida le leggi della scienza! Catturerò i vostri cuomini e dimostrerò che queste creature magiche esistono sul serio! Vero o falso? Non è importante, perché non ti daremo la possibilità di dimostrare niente! Adoro questo piano, sono entusiasta di farne parte! Forza! Fatevi da parte, ragazzini! Sono una scienziata! Non direi! Sembri più la presentatrice di un quiz televisivo! Dimostrerò a tutto il mondo che sono una grande scienziata e che ho fatto un'importantissima scoperta! Spero che il tuo Kwame abbia imparato la lezione e che non lo faccia più. So che c'era anche il tuo Kwame con lui. Il mio Kwame stava cercando di farlo ragionare. Penso che voi due siate una coppia perfetta. Questa chiappa Kwame viene dal liceo François Dupont, giusto? Non dimenticare le regole, Chanoir. Non possiamo conoscere l'identità dell'altro. Quindi i Kwame non esistono, eh? Beh, ecco la prova. Ladybug! Ladybug, va tutto bene? No! Non guardare! Puoi scoprire l'identità di Ladybug e prenderle il Miraculous. Non ha più poteri adesso che ha perso il suo Kwame. Cataclisma! Adesso catturerò il tuo Kwame, gatto, vero o falso? Preso! Non sprecare energie, non possiamo attraversarla, è magica! È colpa della tua dipendenza dal formaggio! Posso sempre usare il mio No, sai che non lo controlli! Il tuo cataclisma potrebbe distruggere la città e peggiorare le cose! Allora qual è il tuo piano per farci uscire, zuccherino? Nessuno, ma so che Ladybug ce l'ha! È finita, Papillon! Restituisci il tuo Miraculous! Sai come si dice? Il battito d'ali di una farfalla provoca un cataclisma! Lascerei perdere quel cataclisma se fossi in te, Adrio. Ma come lo sai? Mamma! Lo sto facendo per lei, Adrio. Per te. Per noi. Papà? Perché? 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 Possiamo salvare tua madre usando il tuo Miraculous e il suo! Sta zitto! Non ascoltarlo! Lo sai quale sarebbe il prezzo da pagare in cambio? Se lei ti amasse davvero, ti lascerebbe salvare tua madre! Smettila! 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 Shabla! Ti dono il potere illimitato della distruzione! Insieme tu e io ci prenderemo il Miraculous di Ladybug e risveglieremo tua madre! Obbedisci! Mi
dispiace, Ladybug. Prendi il suo miracolo, figlio mio! No, Adrian! No, devi resistere! Come osi? Non verso di me, Adrian! Io... Non so che cosa fare! Milady! Mio principe!